non ho riportato il Milan. Io ho solamente chiesto ai ragazzi di fare una partita del genere, sono stati molto bravi, hanno mantenuto l'ordine per 95 minuti, abbiamo concesso solamente un tiro in porta alla Juventus. Abbiamo avuto molte situazioni, soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati molto più aggressivi sulla metà campo di superiorità numerica. Credo che i ragazzi abbiano meritato questa vittoria, indipendentemente dal rigore che c'era o non c'era, vedendo dal campo, secondo me era netto, vedendo la televisione il rigore non c'era, così almeno vi avete questa domanda. E sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, è stata una settimana importante, stiamo risalendo piano piano la classifica, credo che l'anno scorso dissi a Natale eravamo in testa alla classifica, quest'anno credo che a febbraio saremo più vicini alle zone alte, ma sono contento per, vabbè, Riccardo è un giocatore di qualità, credo che i giocatori di calcio che sanno giocare a calcio prima o poi vengono fuori, è un giocatore anche lui nuovo che si è messo a disposizione della squadra oltre a livello tecnico anche a livello fisico, perché è un generoso, e poi sono contento perché una partita del genere con due ragazzini dentro che sono Sharawi, anche se il capocannoniere della Serie A, ma è sempre un 92, e De Sciglio un altro 92, credo che sia motivo d'orgoglio più che per me per la società che sta lavorando bene. Ci vuole un po' di pazienza per cercare di risalire la classifica. E stasera credo che oltre al risultato la squadra abbia definitivamente capito che per ottenere risultati, che si giochi contro la Juventus, che in questo momento è la squadra più forte, che sta facendo cose straordinarie, che è rimasta imbattuta per tantissime partite, credo che bisogna giocare e si giochi contro l'ultimo del campionato, bisogna sempre avere questa intensità, perché altrimenti diventa tutto più difficile. Ma io non sono contento, non per me stesso, sono contento per i tifosi, per la società, per i ragazzi che stasera hanno fatto, no, stasera una settimana importante. Credo che prima di Napoli la squadra fosse morta, dicevano che eravamo praticamente morti, e vedendo il calendario potevamo trovare delle grosse difficoltà. E abbiamo fatto, ragazzi, ha fatto una bella settimana, ora abbiamo due trasferte importanti, difficili, e quindi bisogna, da dopodomani, bisogna rimettere da parte questa vittoria che rimane e preparare la parte di Catania.